Oggi, ieri, per chi vedrà questo video domani nella rassegna, c'è stato il funerale di Silvio Berlusconi. E sinceramente non volevo ancora intervenire perché insomma in questi giorni 40 pagine sul Corriere della Sera, ieri altre 40 pagine, tutti i giornali, la televisione se ne parla in continuazione, quindi ci sono altri che sono anche più titolati magari di noi a scrivere e parlare di Silvio Berlusconi. Però ovviamente il mio è un intervento molto soggettivo perché sapete sono stato consigliere comunale di Forza Italia per 10 anni. E guardando il funerale di Berlusconi ho pianto sia nel vedere i chilometri di folla che si fermava e applaudiva il passaggio della sua bara in pratica, e ho pianto anche quando sono arrivati, sono scesi, l'hanno portato diciamo alla messa e francamente non sono riuscito a trattenere le lacrime. Ecco, detto questo, purtroppo è chiaro e giusto che le idee su Berlusconi possano essere diverse, però francamente abbiamo notato veramente una grandissima caduta di stile, non solo da soggetti veri e propri parassiti che si sono arricchiti parlando male di Berlusconi, ma anche di soggetti che si pensava che fossero dei moderati, e almeno giudizi politici eventualmente sull'operato di Berlusconi avrebbero potuto darli magari fra una settimana, fra 10 giorni, fra 15 giorni, giudizi anche assolutamente legittimi, perché per carità siamo in democrazia ed è giusto pensarla come si vuole. Fatto sta che a fronte delle milioni di persone che si sono dispiaciute, addolorate, che hanno sentito veramente una perdita per la mancanza di Silvio Berlusconi, francamente non c'è tanto altro da dire. Mi permetto di dire solo questo. Ripeto, il mio è un intervento assolutamente soggettivo. Sono veramente innamorato di quell'uomo, veramente gli vogliamo bene, cioè è una cosa proprio più forte di noi. Fra 100 anni, ammesso e non concesso che ci sia ancora l'umanità, io ho molti dubbi su questo, ma se ci sarà ancora l'umanità e ci sarà qualcuno che studierà la storia di questo periodo, sicuramente Berlusconi ci sarà e sarà valutato dalla storia, dai giudizi saranno storici. Non saranno certo i giudizi di tante mezze cartucce che nella vita hanno combinato ben poco. Concludo questo video con una barzelletta stessa di Silvio Berlusconi che parla di lui quando è morto, è veramente simpatica e la riproponiamo. Scusate, ma è difficile, è molto difficile. Beh, ma in cielo, ragazzi, avete sentito cosa è successo quando è salito Berlusconi? Che subito Padre Eterno l'ha voluto chiamare da lui. È entrato nell'ufficio del Padre Eterno. Il colloquio col Padre Eterno di solito durano 3 minuti, perché lui sa già cosa hai in mente tu e ti dice soltanto le cose che vuole dirti lui. Invece passano 3 minuti, niente, 10 minuti, niente, mezz'ora, niente, tutte le anime sante, angeli, arcangeli, tutti si affollano intorno lì. Finalmente, dopo 2 ore, si apre la porta e esce il Padre Eterno che tiene una mano sulla spalla di Berlusconi e sentono che gli dice queste parole: Silvio, la tua idea di trasformare il paradiso in una società per azioni e di quotarla in borsa mi è piaciuta moltissimo. C'è solo una cosa che non capisco: perché io dovrei fare il vicepresidente?